Tantino, Tantino, Tantino! Pippone numero 18, Filippo Lippi. Scusa, Dante, no, ero stanca l'altra settimana e non l'ho fatto, scusa. Filippo è un pittore del Rinascimento fiorentino e appartiene alla generazione dopo Masaccio, Donatello. E nella prima fase, il nostro Filippo Lippi è molto masaccesco, lo ripiglia, lo guarda. Infatti dopo ti racconta che lui Masaccio l'ha conosciuto, l'ha visto mentre dipingeva. Mentre nella seconda fase sente l'influenza delle pitture fiamminghe. Quando decidi di registrare, passa il netturbino. Dai, riparti! Se vai in un museo, le opere di Filippo Lippi le riconosci subito, perché hanno tutte quante il contorno, hanno questa linea, che però non è pesante, è molto elegante, anche perché le figure poi sono snelle, i colori sono molto chiari e le pose sono dinamiche. Una posa dinamica, ma se in posa sta fermo, come fa a essere dinamico? Insomma, sono pose che non sono lì piazzate. No, sembrano quasi girarsi. E quando vedi un'opera di Filippo Lippi, il tuo cervello potrebbe dire: ma io sta roba l'ho già vista, mi ricorda qualcuno. E dice bene, ti ricorda Botticelli, perché Botticelli andò a bottega da Filippo. Filippo nasce a Firenze e giovanissimo viene messo nel convento dei frati carmelitani. E sempre lì, giovanissimo, nel 1421, prenderà i voti e diventerà frate anche lui. Anche se il Vasari ci dice che avesse un debole per le donne. Ma la cosa che ci interessa a noi è che Filippo era nel convento del Carmine proprio quando Masolino e Masaccio stavano affrescando le pareti della Brancacci. Cosa non ha visto quest'uomo? Cosa non ha visto? Ha visto il Rinascimento che stava nascendo. Andrà in giro per la Toscana, a Pistoia, a Siena, a Prato. Andrà anche a Padova e dicono che a Padova ebbe contatti con la pittura fiamminga che poi lo influenzò successivamente. E una volta ritornato a Firenze, apre bottega. Una delle prime opere che escono dalla sua bottega è la Pala Barbadori. Luce soffusa, ombre, linee, figure plastiche. E qui Filippo riprende il tema della maestà, solo che a questo giro la Madonna non sta a sedere sul trono, sta in piedi davanti al trono. E proprio qui c'è un autoritratto del giovane Filippo. Di pochi anni dopo è l'incoronazione della Vergine. Maria che viene incoronata da Dio Padre e in tutto intorno c'è una schiera di angeli e santi e tra di loro un sacco di gigli bianchi che sono proprio un simbolo mariano. E sullo sfondo c'è un cielo a strisce che rappresenta i sette cieli. Il nostro Filippino è un pochino egocentrico e si ritrae anche qui, eccolo qua. Insomma, piano piano, zitto zitto, il nostro Filippo si fa un nome a Firenze e tutti lo vogliono. Lavorerà per il Palazzo della Signoria, ci sarà Domenico Veneziano che scrive a Piero de' Medici e lo raccomanda. Dantino venne chiamato a Prato per affrescare la Cappella Maggiore del Duomo con le storie di San Giovanni Battista e di Santo Stefano. E per farlo gli ci vollero 13 anni. E poi, quando lavorò nel monastero pratese di Santa Margherita, Tantino fece i gossip! Incontrò una suorina e lui ci perse il capo, lei perse il capo per lui e scapparono. E vissero un po' nel peccato. Poi nel 1461 a entrambi vennero sciolti i voti e in teoria finalmente potevano sposarsi. Ma il nostro Filippo, la Lucrezia, non la sposò mai. Però ebbero due bimbi, Filippino Lippi e Alessandra. Quest'opera è detta anche la Lippina e questa Madonna dovrebbe essere proprio il ritratto della Lucrezia. E molto probabilmente il bimbino che gli stanno passando in braccio è il ritratto del piccolo Filippino. Gli ultimi anni della sua vita Filippo li passò a Spoleto, anche lì altro incaricone nella cattedrale. Purtroppo non lo portò a termine e a portare a termine i lavori ci pensò suo figlio Filippo Filippino. E Filippino, per il padre, disegnò anche il sepolcro che adesso si trova in cattedrale a Spoleto.